Volete fare del Comune dell'Aquila un palazzo di vetro e di trasparenza con questo strumento, avvocato? Ma cioè, il Comune dell'Aquila già lo è, un palazzo di vetro e trasparente, quindi ciò voglio dire. Questi sono ulteriori strumenti che vanno condivisi con tutto il personale per migliorare gli standard che già sono diciamo così, in essere presenti nella struttura. Uno su tutti, il piano per la trasparenza è un piano già vigente operativo su cui la struttura è impegnata e sta lavorando in direzione di questa trasparenza che lei diceva. Lei sa che non rendiamo una grande immagine di trasparenza a livello nazionale, siamo addirittura davanti alla Grecia, alla Bulgaria, eccetera, eccetera, quindi la situazione è seria, però ci sono dei settori dove la trasparenza serve di più. Sul Comune dell'Aquila, ricostruzione, appalti e assistenza alla popolazione, guarderete su questo? No, dalle notizie che ho io, forse a livello nazionale è così, ma a livello locale siamo tra i primi comuni invece in ordine alla qualità della trasparenza. Comune dell'Aquila? Comune dell'Aquila. Diversi, cioè, quindi c'è il Comune dell'Aquila e sta a lavorare. Che dato ci sta dicendo, avvocato? Ha lavorato, cioè il piano di trasparenza adottato lo scorso anno con l'individuazione di un dirigente responsabile, di un team che lavora, diciamo così, in maniera puntuale sulla trasparenza, e sta consentendo di far veicolare tutti gli atti dell'ente in rete, che consentono una lettura aperta di tutto ciò che l'ente fa. Laddove un dipendente vedesse il marcio, quantomeno delle situazioni sospette, volesse così fare una segnalazione, dire sta accadendo questo, a chi deve rivolgersi? Ah, questo lo codifica in maniera espressa la legge 190. Ma ha degli incentivi a livello economico il dipendente? Questo lo definisce in maniera canonica, espressa, la legge 190, come le dicevo, e i successivi decreti di attuazione. E la legge consente quindi ai dipendenti di segnalare all'autorità per la prevenzione della corruzione eventuali anomalie che si dovessero rilevare nel settore. Non ci sono assolutamente degli incentivi, ma la norma stessa prevede invece delle tutele, che è cosa ben diversa, ovvero cioè, non possono essere adottati atti discriminatori, di licenziamento di altra natura, diretti o indiretti, nei confronti di quei dipendenti che eventualmente avessero fatto delle segnalazioni. Quindi queste tutele non sono così imposte dal nostro piano, ma traggono la loro fonte direttamente dalla legge. Voi sapete che farete una sorta di fase di rodaggio, come accadrà in tutto lo stivale, è normale, per vedere oppure per apportare delle modifiche? Avete messo in conto che ci sarà l'insurrezione dei sindacati per questa cosa? Ma voglio dire, cioè, questa è una prescrizione che agli enti viene imposta dalla legge, quindi c'è, cioè, questo atto, come lo sta facendo il Comune dell'Aquila, lo faranno tutti i comuni d'Italia e quindi tutta la pubblica amministrazione. Cioè, peraltro sarà un documento, questo qui, che non è che non se ne parlerà con le forze sindacali, ma non vedo che, così come è formulato, non mi pare che è lesivo dei diritti dei sindacati, così come è stato elaborato l'atto e il piano dell'ente. Laddove si scopriranno le famose parti molli, quantomeno le parti critiche, che fate, le rotazioni, come agirete? Uno degli strumenti previsti dal piano, non solo locale ma anche nazionale, cioè perché il piano locale trae l'incipit da un piano nazionale redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT, dall'Autorità Anticorruzione Nazionale. Quindi il nostro piano ha preso spunto da quello nazionale, in cui sono riportati all'interno questi rimedi. Quindi... Da ultimo, avvocato, mi ha messa la curiosità per quanto riguarda la buona posizione che ha l'Aquila riguardo alla trasparenza cristallina. Dove la possiamo trovare questa indagine che lei ci ha citato, che mette la nostra città ai primi posti? Guarda, queste cose me le comunicava qualche giorno addietro il responsabile del sito, mi informava di queste percentuali. Non sa da dove proviene questa cosa, non ce lo sa dire. Non conosco la fonte, ma ripeto, è una notizia che ho appreso con piacere direttamente dai responsabili che gestiscono il piano trasparenza. Quindi non conosce la fonte, però l'acqua c'è. Non conosco la fonte, però la notizia mi è stata data e ne sono contento.